Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come preparare una pizza senza impastare. E già, avete capito proprio bene, perché in totale se calcoliamo tutti i tempi parliamo di circa qualche secondo. Quindi una cosa veramente facilissima, è veramente gustosa, ricca di ingredienti, veramente buona, e noi vi assicuriamo che farete una grandissima figura con tutti gli invitati. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa delizia. Per questa ricetta fantastica avremo bisogno di 500 g di farina zero oppure manitoba, 370 ml di acqua a temperatura ambiente, 12 g di sale marino, 1 g di lievito secco, 1 cucchiaino di zucchero e 15 ml di olio extravergine di oliva. Per prima cosa prendiamo un contenitore, possibilmente di plastica, nel quale andiamo ad amalgamare tutte le nostre polveri. Quindi farina, zucchero, sale e lievito. Poi mescoliamo per bene aiutandoci con un cucchiaio. Poi passiamo ad aggiungere i liquidi, quindi l'olio e l'acqua. Mescoliamo piano piano finché la farina non assorbirà tutti i liquidi. Dopo circa 10 secondi di lavorazione, ecco come si presenta il nostro impasto. Come potete vedere è bello amalgamato, però comunque è grezzo. Ora andiamo a coprire la scatola con l'apposito coperchio e lasciamo tutto a lievitare a temperatura ambiente per circa 20 ore, ad una temperatura che non superi i 20 gradi. Ecco come si presenta il nostro impasto dopo 22 ore di lievitazione. Come potete vedere è bello alveolato e lievitato alla perfezione. Ora andiamo a spolverizzare il nostro piano di lavoro con della farina. Ben bene. Poi ci andiamo a trasferire sopra il nostro impasto. Ci mettiamo un pochino di farina anche sopra. Lo schiacciamo leggermente con le punte delle dita. Poi iniziamo a fare delle pieghe. Quindi una, due, 3 e 4, 5 e 6. Poi con coraggio prendiamo il nostro impasto, lo mettiamo su un foglio di carta da forno spolverizzato di farina, ci mettiamo un pochino di farina anche sopra. Il nostro impasto a lievitare fino al raddoppio per circa 2 ore, coperto con un canovaccio. Ora vediamo insieme il condimento della nostra pizza. Qui sono tutti ingredienti che andremo ad aggiungere in base alla nostra volontà. Non c'è nessuna grammatura. Quindi passata di pomodoro, di datterini freschi, mozzarella di bufala campana DOP, dei pomodori datterini, dei funghi porcini sott'olio, un pizzico di sale, origano siciliano, olive taggiasche e salmino piccante calabrese. Poi andiamo a rompere la nostra mozzarella con le mani e la mettiamo su un piattino con dei fogli di carta scottex in modo che assorbano il latte. Poi copriamo la nostra mozzarella con un altro foglio di carta scottex e la lasciamo a temperatura ambiente fino al momento del bisogno. Poi passiamo in un colino la nostra passata di pomodoro in modo che elimini l'acqua in eccesso. Guardate quanta acqua ha lasciato la nostra passata di pomodoro. Se la lasciavamo rendeva la nostra pizza più molle. Dopo 2 ore di lievitazione possiamo prendere la nostra pietra refrattaria che appoggiamo su una griglia che hanno tutti i forni e la mettiamo nel forno nel ripiano più basso contando dalla parte sottostante, quindi il primo in assoluto. Poi possiamo accendere il nostro forno a 240 gradi normale in modo che scaldi sia da sopra che da sotto, almeno 40 minuti prima di cuocere la nostra pizza in modo che si scaldi con il forno. Se non disponete di una pietra refrattaria,
potete tranquillamente utilizzare una normalissima teglia, solamente che la dovete mettere nell'ultimo ripiano del forno, contando dal basso, sempre a forno normale che scaldi sia da sopra che da sotto, e scaldarla sempre 40 minuti prima di cuocere la pizza. Come dicevamo prima, passate le 2 ore di lievitazione, tiriamo via il nostro canovaccio, mettiamo un pochino di farina sopra il nostro impasto e lo stendiamo finché non diventerà un rettangolo. La nostra pietra refrattaria misura 38 cm x 30, quindi dovremo stare in quelle misure. Raggiunte le misure desiderate, prendiamo la nostra passata di pomodoro e la stendiamo per bene lungo tutta la superficie. Dopo aver steso tutta la nostra passata di pomodoro, lasciamo lievitare la nostra pizza con il pomodoro per mezz'ora a temperatura ambiente, mentre il nostro forno si sta scaldando. Una volta messa la pizza nel forno, giriamo la nostra manopola a grill ventilato. Se non avete questa funzione del forno, andrà benissimo anche semplicemente forno normale, però riscaldato sia da sopra che da sotto. Con delicatezza prendiamo la nostra pizza e la mettiamo su una teglia in modo da poterla far scivolare più facilmente sulla nostra pietra refrattaria. Ora possiamo far scivolare la nostra pizza sulla pietra refrattaria e la lasciamo cuocere così com'è, con tanto di carta da forno, per circa 6-8 minuti. Passati gli 8 minuti di cottura, in velocità mettiamo sopra la nostra pizza tutti gli ingredienti. Mettiamo un pochino di origano per completare la nostra pizza e la continuiamo a cuocere finché non vedremo che la mozzarella inizierà a fondersi. Ecco come si presenta la nostra pizza dopo altri 4 minuti di cottura. Ora andiamo ad aggiungere dei datterini freschi che abbiamo tagliato in precedenza. Ma guardate com'è venuta bene la nostra pizza, ragazzi! Guardate che meraviglia! Ora volevamo farvi vedere anche come si presenta all'interno la nostra bellissima pizza. Guardate che roba, ragazzi! Tutta filante! Wow, che bella! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una pizza! Ragazzi, cioè, questa pizza è veramente il paradiso, è buonissima, è leggera, morbida, molto leggera perché si vedono tutti gli alveoli e è lievitato tantissimo, buonissima perché salamino, pomodorini, olive e funghi è il mio gusto di pizza preferito, quindi per me ha una spinta in più. Poi ragazzi, veramente una cosa favolosa, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche!